Ciriaco De Mita non è stato solo segretario politico della DC, presidente del Consiglio, più volte ministro della Repubblica, deputato ed europarlamentare. De Mita, quando c'è stato bisogno, è stato anche tifoso, sostenitore e sponsor delle squadre di calcio e basket che portavano il nome e difendevano i colori della sua terra. Un binomio che sorse quasi spontaneo, soprattutto perché il suo periodo all'apice della politica italiana dall'82 all'89 coincise quasi totalmente col decennio d'oro dell'Avellino in Serie A dal 1978 all'88. Presente spesso al Partenio e fuori, a De Mita bastava incrociare Diego Maradona o Giovanni Agnelli per discutere del suo Avellino in ogni angolo e in ogni dove della terra si trovasse per i suoi impegni politici. Un legame indissolubile che gli avversari guardavano spesso con sospetto. Non a caso nel 1984, dopo una gara vinta per 3-0 dall'Avellino contro la Lazio, si ritrovò a dover rispondere all'interrogazione del senatore Marchio del Movimento Sociale Italiano. L'accusa era quella che l'arbitro, figlio di un demitiano doc, aveva favorito i lupi negando un rigore clamoroso alla Lazio, ma soprattutto che nel dopogara Ciriaco De Mita avrebbe brindato con lo stesso arbitro nel ventre del Partenio. La mano di Ciriaco De Mita però servì come nella calda estate del 1998 a non far sparire il calcio dall'Irpinia. I biancoverdi, dopo l'arresto di Elio Graziano e la caduta in Serie B, erano divenuti una X nel calendario della cadetteria. De Mita bussò allora in maniera disperata alla porta del suo amico Callisto Tanzi, che in maniera veloce passò la palla alla Bonatti, di cui l'ingegnere Gaetano Tedeschi, originario di Carife, era il massimo dirigente. Calcisticamente non furono anni belli, ma il pallone continuò a rimbalzare al Partenio grazie a quell'interessamento. Non mancarono altre occasioni in cui, come dopo la vittoria contro il Napoli, la mano indiretta di Ciriaco De Mita arrivò in aiuto alla maggiore espressione dello sport irpino e non solo. Anche nel basket, infatti, la storia racconta di un altro salvataggio miracoloso firmato da De Mita in extremis, con una ricapitalizzazione da 1 milione di euro arrivata grazie alla mediazione dell'allora vicepresidente della Regione Campania Giuseppe De Mita e del coordinatore provinciale dell'UDC Petracca. Altra storia, scritta prima dell'avvento di Cesare, altro sport, ma sempre stesso occhio paterno di un leader politico che quando ha potuto ha dimostrato di essere il primo tifoso dell'Avellino, della Scandone e soprattutto della sua Irpinia. Adesso che sei nel mondo della verità intercedi ancora per noi, per la tua famiglia e per la tua Italia che hai servito come uomo di Stato grazie alla fede in Cristo che la nostra comunità ti ha trasmesso. Queste le parole dell'arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Cascio, all'interno della cattedrale di Sant'Amato che vedete alle mie spalle, dove si sono svolti i funerali del presidente Ciriaco De Mita. Una folla commossa e a lungo applauso lo hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio qui nel suo paese natale che amava tanto e di cui era ancora sindaco. Una rivendicazione ancora fortissima rispetto alle sue radici che De Mita voleva e non voleva assolutamente perdere, anzi che rivendicava con grande forza. Tante le autorità del mondo civile, politico e religioso presenti qui a Nusco, da Casini ad Alfano, passando per Mancino, Gerardo Bianco, fino ad arrivare ai tanti rappresentanti anche del Movimento 5 Stelle, tra cui Gubitosa e poi i sindaci, dal presidente dell'Avellino Angelo D'Agostino a Vittorio D'Alessio, a tantissime autorità. Naturalmente l'autorità più importante è stata la presenza più autorevole e più eccellente è stata quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che era amico, fraterno e sincero di Ciriaco De Mita, al quale era legato da un rapporto profondo e da un'amicizia che continuava, che è sempre continuata in tutti questi anni, tant'è che il presidente Mattarella chiese anche consiglio a De Mita prima della sua possibile rielezione alla presidenza della Repubblica e De Mita gli rispose: caro Sergio, non fare niente, aspetta, non dire né sì né no e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Sappiamo tutti quello che chi era Ciriaco De Mita per il suo spessore, la sua grande levatura
politica e istituzionale che ha costruito sicuramente la storia del nostro paese, ma è stato anche, come dicevo, profondamente legato alle sue radici, alla sua Nusco e anche ad Avellino, e vicino più volte sia al mondo del calcio che a quello del basket. È stato protagonista negli anni 80 quando l'Avellino era in Serie A e lui era segretario della Democrazia Cristiana e poi fu anche presidente del Consiglio nel 1988. Era tifosissimo dell'Avellino, era molto vicino alla Scandone, tant'è che più volte ha contribuito a salvarla. Allora noi oggi qui a Nusco abbiamo sentito le testimonianze di Enzo De Vito, di Andrea Pasini, agente amico di Giuseppe De Mita, e poi dell'ex presidente della Scandone Carmine Cardillo e del medico sociale dell'Avellino e della Scandone, ma soprattutto del medico sportivo Giampaolo Palù. Direttore De Vito, è venuto in forma assolutamente privata, per lei il presidente De Mita è stato un punto di riferimento veramente molto importante della sua vita professionale e umana. Sì, una persona, uno statista, una persona unica, una persona che diciamo alle mie generazioni ha insegnato il pensiero e è sempre stato un riferimento dal punto di vista non soltanto politico, a prescindere dal colore politico, e poi soprattutto un tifoso dell'Avellino che è stato sempre vicino a questa società sin dai tempi della Serie A. Qual è il più grande insegnamento che le ha consegnato? Un suo aneddoto lo ricordo ancora oggi, quando più volte sottolineava il discorso tra la cura e il medico, cioè scegliere la cura ma individuare anche quello che deve essere il medico per far sì che la cura sia idonea a quel tipo di caso. Diciamo, nel calcio ho capito questo, che più che trovare spesso il colpevole, ma è importante, fondamentale, trovare le soluzioni a quello che può essere un problema. Che le ha detto del suo ritorno ad Avellino? Non ho avuto modo di parlare con lui, ho parlato con Giuseppe il figlio, con cui mi lega un rapporto straordinario. Sicuramente l'ultimo anno di B avevamo un problema allo stadio Partenio, lui nel giro di 12 ore ci mise a disposizione lo stadio di Nusco, e sottolineando insomma il suo attaccamento a qui ai colori biancoverdi. Andrea Pasini, tu quando Giuseppe De Mita era direttore generale dell'Avellino sei stato team manager e il legame è stato sempre molto profondo. Qual è il tuo ricordo del presidente De Mita? Beh, io ho tanti frammenti, perché spesso capitava di venire a cena dal papà di Giuseppe quando finivano le gare, si parlava spesso di calcio, di tanti altri aneddoti. Io nella fattispecie spesso ascoltavo solo, perché era un piacere ascoltarlo il presidente, e era un continuo parlare di tutto, insomma era una persona che era in grado di spaziare su qualsiasi argomento e dotato di un'intelligenza sopraffina, e credo un politico di un livello pazzesco che sarà difficile poter riavere. Qual era la sua visione del calcio di oggi? Lui era un nostalgico, quindi secondo me non vedeva molto bene il calcio di adesso. Era legato molto ai valori e diciamo che la sua visione del calcio, non, secondo quella che era l'idea che trasmetteva a noi quando ne parlava, era legata molto al calcio di una volta. Ciro Condomita era un grandissimo politico, statista, non sta a noi scoprirlo e definirlo, però anche il suo rapporto con lo sport avellinese è sempre stato viscerale, sia nei confronti del calcio e del basket, perché il senso di appartenenza si dimostra anche da queste cose. Sicuramente il senso del territorio, l'amare il territorio, era collegato certamente in primis alla squadra di calcio intorno agli anni 80 e successivamente alla squadra di basket. Per quello che mi riguarda ricordo gli sponsor dell'AIR, ma prima dell'AIR quelli di Sant'Alle negli anni della Serie A, anche per quanto riguarda il calcio, ma ricordo gli episodi delle partite più importanti sia per quanto riguarda il basket ma all'inizio con il calcio, insomma la partita Juve-Avellino 3-3 è quella che diciamo testimonia maggiormente quella che poteva essere l'attaccamento. Io ricordo in tribuna: presidente, ma stiamo perdendo 3-0, non ti preoccupare, la partita finisce al 90esimo, noi ci serve un punto. Poi aveva lungimiranza anche in quel poi alla quel fine la partita finisce 3-3, insomma. Mi ricordo gli arbitri che comunque ogni tanto telefonavano, ogni tanto venivano a salutare, insomma, cose che comunque testimoniavano l'attaccamento al territorio, che era ovviamente per tutto quello che
la politica necessitava, ma che anche lo sport necessitava. È difficilissimo essere, andare a prendere in tanti anni di frequentazioni un solo aspetto, sono tanti aspetti. La sua intelligenza, voi l'apprezzate sempre per l'aspetto politico, culturale, grande oratore, grande politico, eccetera. Io l'ho sempre rispettato come una grande persona. Come persona umana, perché sembra uno che ricopra tante cariche, sempre più grandi, sempre più importanti, eccetera. Sembra che non abbia, invece lui non aveva nessuno, il suo distacco era la timidezza, non era assolutamente un fatto di essere più importante, no, lui era timido, era riservato, tant'è vero che quando, per esempio, con il dottore Rosato ci siamo visti sempre per tanti motivi, pure qua, eccetera. Lui approfittava dei momenti in cui si era in pochi per dare fuoco alla sua genialità, alla sua simpatica genialità, questo volevo dirle. E questi sono i due aggettivi che mi piace sottolineare, di uno che ha fatto tanto per l'Italia intera. Aveva anche un grande rapporto con lo sport irpino, gli anni d'oro dell'Avellino in Serie A, la salvezza della Scandone, è stato protagonista indiscusso anche in questo caso. Le dirò, dottoressa, una cosa, che quando l'Avellino per esempio andava a giocare al Torino contro i Venezia, Giovanni Agnelli, veniva a vedere la partita da Avellino, sì. Io dicevo sempre agli avellinesi, questo veniva per vedere se incontra Demita, poi il fatto che poi tre fabbriche della Fiat furono in Irpini in quel periodo, la dice lunga sul rispetto che aveva per il nostro territorio, per la nostra gente. Sicuramente sono stati gli anni d'oro di tutta la provincia irpina, perché hanno coinciso gli anni della Serie A con gli anni del massimo potere che ha raggiunto Demita nel paese, facendo il segretario della DC nell'82 quando l'Avellino era in Serie A, e poi è proseguita, insomma, l'avventura sia politica demitiana e sia l'avventura dell'Avellino in Serie A. Quindi indubbiamente il legame tra la personalità di Demita e la squadra di calcio della sua provincia è stato un legame indissolubile che ancora oggi è nel ricordo di chi quella stagione l'ha vissuta e se la ricorda molto bene, come il sottoscritto. E quindi indubbiamente il rapporto di Demita con la squadra è un rapporto molto forte. Un aneddoto su tutti: lui era presente in tribuna, ad esempio nel 78, nella stagione del 78-79, nell'ultima partita di campionato a Torino, quando l'Avellino riuscì a pareggiare con la Juventus, perdeva 3-0 e poi riuscì a pareggiare, finì 3-3 quella partita, e Demita era presente in tribuna con Gianni Agnelli, quindi la dimostrazione che non era un legame soltanto con le partite casalinghe, ma anche in trasferta, e c'era proprio un apporto anche che la politica di allora dava al calcio. Diciamo, Covotta, che forse quell'apporto, quel legame oggi manca, e il calcio è un po' specchio di un'Irpinia che ha perso centralità. Sì, l'ha persa anche la politica, la centralità che forse aveva allora. E quindi è chiaro che una decadenza e un declino si avverte a tutti i livelli, perché spesso poi le cose coincidono, cioè l'equilibrio di una società è quello economico, quello politico, e il calcio è un po' anche lo specchio di una società. E quindi se la società in quel periodo, se la politica era molto forte in quel periodo, è chiaro che anche tutti gli settori della società ne beneficiavano. Salvatore Biazzo, quando si parla di Ciriaco Demita, oltre naturalmente a ricordarlo per il suo enorme spessore politico, si ricorda anche l'Avellino degli anni meravigliosi della Serie A, in cui lui era segretario della DC ed era molto vicino alla squadra biancoverde. Allora, lui per nascita era biancoverde, per vocazione era interista, per affetto era laziale, perché il figlio è stato direttore generale della Lazio, lui era nato interista con la passione dell'Inter, però il suo cuore batteva fortissimo per l'Avellino, che ha aiutato più di qualsiasi altro presidente. Lui ha portato i primi grandi sponsor, la Santal del suo amico Callisto Tanzi, della Parmalat, ha portato lo sponsor Fiat Iveco, che era anche una forma, come dire, di connotazione politica. Cioè, Avellino sembrava legata alla Juventus, al Nord, al Grande Nord, e c'era un rapporto particolare con Agnelli. Infatti lui lo invitava spesso, però una volta Agnelli è venuto. E lo hai intervistato tu in quell'occasione. Esatto, ed era un Avellino Napoli,
Noi ovviamente l'abbiamo intervistato chiedendogli di Anastopoulos, che io avevo ribattizzato Pippopoulos, chiedendogli di Maradona, eccetera. Però De Mita mi aveva fatto sapere, mi aveva fatto avvisare, che Agnelli non era lì perché doveva dire soltanto Avellino-Napoli questo derby, ma perché doveva investire a nord di Napoli. E quindi io chiamai in disparte l'avvocato e riuscì a fare l'intervista facendogli dire che se la regione fosse stata d'accordo lui avrebbe investito 1.000 miliardi nell'area a nord di Napoli. Questo era Ciriaco De Mita, cioè il calcio gli serviva anche come set politico. E poi ricordo un Avellino-Milan nel quale ci doveva essere un attentato delle Brigate Rosse, che avevano già attentato qualcosa a casa sua e doveva saltare lo stadio. E beh, poi lì c'è tutta una storia molto particolare, l'attentato non fu sventato ma non fu fatto più, perché ci fu un intervento che è molto difficile adesso spiegare nelle sue cose. Ma un altro episodio carino fu con Pierpaolo Marino, presidente dell'Avellino. Ho parlato proprio stamattina con Rosario Robello, che mi ha chiamato per ricordarmi questo episodio. Rosario Robello, arbitro internazionale molto legato all'Avellino, mi ha ricordato un Avellino-Sampdoria. Amodio dovette dare un rigore contro l'Avellino perché Amodio aveva atterrato su Nes della Sampdoria, e quindi ci fu il risultato, mi pare che fu 2-1 a favore dei doriani, che erano particolarmente forti. Dopo la partita Ciriaco De Mita mandò a chiamare Lobello e Rosario Lobello andò molto incuriosito, cioè voglio dire, un presidente del consiglio che ti convoca, come fai a dire di no anche se sei un arbitro internazionale? Lui ci andò e però De Mita non gli chiese niente della partita, né gli disse perché hai dato un rigore che non c'era, gli disse tuo padre come sta, perché il padre di Rosario Lobello, famoso concetto, l'arbitro che per primo ammise un errore in televisione, era anche senatore della Democrazia Cristiana. E difatti da lì poi nacque una frequentazione telefonica per cui appena De Mita arrivò in Sicilia andarono a mangiare una pizza a casa di Rosario, lui, Rosario Lobello e Concetto Lobello. Il connubio tra calcio e politica c'è stato e ci sarà sempre, però diciamo che forse lo spessore e il valore non è più quello di una volta. No, assolutamente. Io penso per esempio a Nicola Mancino e alla sua grande passione per il Torino. Penso per esempio ad Andreotti e alla grande passione per la Roma. Cioè voglio dire, c'è sempre stato un personaggio politico alla sua squadra, ma non per strumentalizzare la squadra a fini politici, anche perché De Mita era già arrivato, non aveva alcun bisogno. Però sentiva la necessità di aiutare l'Avellino, ma anche per una sua concezione politica. Vedete, tutti hanno scritto delle cose bellissime sotto il profilo umano, sotto il profilo anche biografico. Io credo che invece una cosa fortissima, che dalla quale si capisce perché era tanto tifoso dell'Avellino, è il radicamento, le origini. Lui era legato in maniera viscerale al suo territorio e quindi alla sua cultura, a qualsiasi proiezione, perché poi il calcio, se lo sfrondiamo di tutte le porcherie che spesso ci sono, in effetti è comunque un fatto culturale, è un fatto sociale di grande importanza. Il mio dispiacere per questa scomparsa che insomma ci colpisce un po' tutti, soprattutto noi irpini, che con lui ovviamente abbiamo sempre visto un punto di riferimento, adesso indipendentemente dal colore politico o partitico, ma certamente un punto di riferimento per la nostra terra. Sì. E quindi innanzitutto questo, ci tengo a sottolineare questo dispiacere. Tra le grandi o piccole o importanti o più importanti cose che certamente per la sua terra Ciriaco ha fatto, e anche quello in quella occasione di non cancellare l'unica soddisfazione che forse il mondo irpino poteva avere. È chiaro che intervenne su quello, sulle diciamo decisioni nel campo sportivo che in quel momento la Parmalat faceva. Non dimentichiamo che in quel momento
il Parma Calcio aveva una grossa rilevanza internazionale, quindi quello di poter creare una sinergia tra il Parma Calcio e l'eventuale gestione dell'Avellino Calcio è stata una intuizione che credo meritevole per tutti, indipendentemente poi dai risultati che non sono stati per carità premianti sotto certo. Il profilo sportivo. L'ultima cosa che le chiedo, un suo ricordo personale legato, non so, a un incontro, un arcano. Il ricordo personale più bello è aver visto insieme una partita all'Olimpico, Lazio-Avellino, di Coppa Italia, mi pare, dove vincemmo 2-0. Sì. Mi abbracciò e insomma lì si capiva che l'uomo era anche un grande tifoso della squadra di calcio.